si aggrovigliano i tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare, e sciogliti i capelli nel fango solo se ci riesci, e allacciami i tuoi dubbi alle scarpe se poi tu non mi credi. Se non mi credi, il cielo lo reggono ancora i miei difetti, le mani si incastrano e formano grattacieli, le scuse attaccale bene così non cadi, le unghie affilate resistono tagliando i vetri, e asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi, accendimi di notte le insegne dei più veri corpi, concedimi la pace dei treni senza più rimorchi, e puntami negli occhi come un tram a fari spenti, investimi di luce se non mi vedi ancora in piedi. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, e mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quante voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città. Le case che aprono le gambe agli sconosciuti, e le chiese sono bocche di donne coi fucili appesi, le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni, il fumo porta via con sé gli ultimi avanzi, nascondimi dagli altri, son troppo comodi i tuoi denti, e sputami poi fuori quando stenderai i tuoi panni, e lavami nel fiume se vorrai ancora indossarmi, e rimboccami le maniche quando pioverà dei muri, e soffiami sul mondo come quasi fossi vento. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, mi addormenta la mattina, mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quando è voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città che si colora quando è sera, mentre i vicoli sei nere ti ricordi solo allora della tua vera natura, ed hai bisogno un po' di me per sentirti meno sola, per sentirti una città che resta sempre ancora accesa. Meravigliosa, su sei grande nostro amico Roberto, sei in diretta! Sei in diretta su Condominio Roma Futura! Esatto. Oh, Roberto! Oh, buonasera, ragazzi! Buonasera! Come stai? Ma tutto bene, abbiamo portato avanti la mia tranquilla. Dove ti trovi, Robertino? Mi trovo a Castelsetto, in un paesetto qui nelle vicinanze. Oh! Quindi stai... Dimmi. No, dico, sto qui con un po' d'amici, il cantante di farti incontrare. Grandissimo! In trasmissione, Salutiamolo, dai! Nostro cantante è stato l'altra settimana. Senti, Robertino, ti volevo chiedere... Sì. Come va la serata da quelle parti, in quel di Castelverde di Lunghezza? È tranquilla stasera, ci stavamo avendo un piccolo dibattito sulla pole dancing, che non è lap dance, che è una cosa molto pole forte, dance e lap dance. Federico, tu sai quella con il palo, no? La danza con il palo. La sensualità, cioè, del balletto sul palo. Certo. E però fa confusa con la lap dance, perché la lap dance è lo spogliarello in sé per sé, invece la pole dance è proprio una disciplina di danza dove si balla sul palo. E quindi io, giustamente da ignorante, dicevo: ma la pole dance uguale a lap dance, che cosa cambia? Invece no, mi hanno fatto è che la lap dance te spogli, si spoglia la gente, Roberti, in pratica sarebbe così. Sì, però c'è tutto un discorso dietro, sullo studio, sul fatto di come si balla, che poi alla fine effettivamente è così, cioè è più profonda la pole dancing.
No, giusto, Oda. Tu che ne pensi? Pure Davide mi dice che è più profonda. Puoi fare anche domani. Ah, che la fa. Portello puntato, quindi deve... Se vuoi intervistare anche chi ti sta intorno, Roberto, puoi farlo benissimo. Puoi fare domande indiscrete. Oltre al ragazzo della... Oltre a, al nostro amico di Sebastian Contrario, che salutiamo, Davide, se non erro. Davide. Sì, Davide. Cioè, è stato qui ospite, me lo ricordo molto bene. Oltre a lui, sentiamo un po' qualche altra voce, dai. Guarda, adesso stanno tutti qua intorno... Intervistiamo, c'è Valentina, vuoi parlare? Sentiamo Valentina, dai, buonasera, lei è una condomina sicuramente. Certo. È una condomina di... È una condomina. È una condomina, buonasera Valentina. Valentina non vuole parlare. In realtà doveva essere anche la nostra valletta sostituita. Non vuole essere la nostra valletta stasera? Non vuole essere la vostra valletta per questa sera. Ah, niente, siamo antipatici a Valentina. La trasmissione sono le 2:30, è quasi finita. Quindi non vuole... C'ha un saggio importante, quindi, Valentina. C'ha un saggio? C'ha un saggio di pole dance. Sì, il saggio di pole dance. Senti, ma gli facciamo gli auguri in diretta, allora. Un in bocca al lupo, no? In bocca al lupo a Valentina. Metti un viva voce, metti... Roberto, metti in viva voce, dai. Glielo mando. Se no, metti un viva voce. Non è qui, se n'è andata. Quindi... È scappata Valentina, va bene. Ma senti un po', ma qualche scoop dell'ultimo minuto? Aspetta, ora mi metto in viva voce, sto qui con Davide, però che comunque così li sentiamo insieme. Eccoci. Vai. Aspetta un attimo. Beh, intanto per cominciare penso che si può... Guarda! Sono pronto, Saulio. Ecco. Pronto, buonasera! Sentiamo. Buonasera. Ecco. È sempre Roberto! Non mi dico Roberto, manca l'applauso, lo sto cercando scatenato, guarda. Sto cercando questo applauso, ma non si trova. Non si trova. Pronto? Soprattutto si trovano, ecco... Gli applausi per questa sera. Oggi gli applausi, abbiamo cambiato condominio, Robertino, quindi siamo in un altro condominio. Avete fatto grossi, non vanno più bene. No, però infatti. C'è un'altra ragazza che... Dai, chi è? Chi è? Ma sei proprio... Ansia, stavamo parlando di pole dancing. Volevi dire un attimino... No, sul serio, vero Federico, che stavamo parlando di pole dancing? Sì. Sì, stavamo parlando di pole dancing. Volevi dire la tua, perché stavamo... Io stavo cercando di spiegare la differenza tra pole dancing e lap dance. Che adesso? Non lo so, quindi volevo chiedere a te... Buonasera, ma come si chiama? Come si chiama la ragazza? Come ti chiami? Come ti chiami? È Giulia. Ciao Giulia, benvenuta al Condominio Roma Futura, ciao. Giulia. Io non mi sento molto bene. Ci senti male? Ci senti, Giulia? Sì. Oh, ciao, siamo in diretta su Radio Roma Futura. Io sono Federico il Pampasozio e lui è Fabrizio Caputo. Ciao, siamo condominio Roma Futura, siamo in diretta ovviamente e stavamo parlando con Roberto, che lui... Della pole dance, insomma, esatto, stavamo parlando di questa cosa. Te la fai pole dance, Giulia? Sì, la pratico da un anno e qualche cosa. Ah, ok. Quindi, ma spiegaci un po' di cosa, in cosa consiste questa pole dance. Io non... Il nome, come dice appunto, è la danza con il palo, che però ovviamente non è la dance. La pole dance è una disciplina acrobatica aerea, diciamo più dell'ambito circense. Ecco. Se proprio vogliamo parlare, un po' come la ginnastica fisica anche. Quindi è una specie di ginnastica. Sì, con una componente coreografica. Ecco, infatti... Ci vogliono parecchi muscoli comunque per fare la pole dance. Beh, quindi è difficile, cioè comunque non è facile. Non è facile, no? No, assolutamente no, ci vuole moltissima costanza e tanto allenamento. Bene, quindi anche tu hai il saggio domani? Sì. Se vuoi pubblicizzarlo, puoi dirlo ai nostri amici ascoltatori e magari avrai tanti fan che verranno a vederti, insomma. Oddio,
Dove lo fate? Dove lo fate? Dov'è questo saggio domani? No, veramente no, non ve lo dico. Come non ce lo dici? No. Perché se lo merita la scuola, che è molto buona. Si chiama Pole Dance Company, sta a Lucio Sessio. A Lucio Sessio, ho capito, quindi... più o meno, che è zona tuscolana, più o meno. Sì, esatto, sulla tuscolana. Ok. Beh, comunque tu lo fai fin da piccola, immagino, quindi sarà anche abbastanza... No, no, non è vero, lo faccio da un anno e mezzo. Ah, da pochissimo? Da un anno e mezzo. In realtà è accessibile. Come mai questa decisione di prendere questa strada della pole dance? Cioè, come ti è venuta in mente? Perché non è uno sport comunque che c'è... Su internet, per caso, mi è piaciuta e ho cercato una scuola a Roma. E beh, giusto, c'è chi insomma si mette a cercare, trova magari l'ispirazione e lo fa, certo, no? Certo. Senti Giulia, l'ultima domanda che ti volevo fare, poi magari ci ripassi il nostro caro inviato Roberto che già sta là intorno a cercare chissà cosa. Noi abbiamo parlato prima, Fabrizio era molto interessato a trattare l'argomento, ecco, di questa trasmissione che io sinceramente non guardo, però comunque so le cose perché insomma dobbiamo saperle noi qua al condominio. Certo, noi no? Siamo preparati. E la trasmissione è Temptation Island, non so se tu la vedi. Non so nemmeno cosa sia veramente. Bene, quindi bene, ok. E Mammoni invece, Mammoni? Mi riparto Roberto. Ecco, Mammoni, mi riparto Roberto perché... Ciao Giulia, ciao grazie, è stato un piacere, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Invece Roberto ci parla di Mammoni, perché oggi era molto preparato, sì. Roberto sì. Si vede Mammoni. Roberto, Mammoni, dici un po' la tua su questo programma, dai. Mamma, ora lo stavo facendo oggi proprio, perché stavo... Stai facendo strike in diretta, sei grande. È partito lo strike, poi vai Robby. Vai Robby. E insomma, stavo a guardare questo programma che in poche parole i mammoni, cioè sì, le mamma che stanno solo con la mamma e morgiano ragazzi. E beh, non voglio usare altro termine, super belle, diciamo. Però dico, come fanno questi a rimorchiarsi ragazzi che sono un po' bruttini? Cioè, non voglio offendere nessuno, per carità, però obiettivamente parlando non erano un granché. E poi ho scoperto che chi c'aveva quattro bar, tutta un'azienda enorme, chi faceva, insomma, c'erano i soldi dei mondo che comunque so che creano un amore spassionato, i soldi creano amore, certo, certo. Polizia, no, 150 euro. Sentiamo delle sirene in lontananza. Appena passata. Scusami Robby. Sentiamo dei rumori in diretta, sì. Vabbè, comunque questo programma comunque lo scopo qual è alla fine, Roberto? Perché io non riesco a capire. È trovare l'amore trovare amore però è difficile con tua mamma che sta sempre lì, poi insomma sì, infatti molto difficile. Perciò di cosa siamo disposti a fare? Questo è vero, pienamente ragione, è vero. No, ma sì, infatti sì. Sono pienamente d'accordo con te e in effetti è difficile trovare l'amore al giorno d'oggi. No, Roberto. Ma guarda, trovare l'amore sì.